Daniele Vergnaghi, parliamo di Cuneo Volley, prima squadra dopo questa strana retrocessione per questa nuova categoria inserita alla Serie A3. Si continua a parlare della possibilità di rimanere in Serie A2, della volontà di acquisire i diritti. Insomma, a che punto siamo, come stanno le cose al momento? Si è provato, si è fatto un tentativo, non è andato a buon fine per varie vicissitudini, vari motivi. Questo non ci deve scoraggiare, il progetto su cui si sta lavorando adesso è un progetto di Serie A3. Ci stiamo impegnando a fondo con Serniotti per portare a Cuneo una squadra dignitosa, che abbia voglia di mettersi in gioco, una squadra che abbia anche delle ambizioni, quindi questo è il nostro lavoro. Come avevo detto anche in precedenza, il fatto di ripartire dalla 3 con Serniotti non ci spaventa. Il progetto deve essere un progetto incentrato a lungo termine, non può essere un progetto incentrato al breve termine e cercare di raggiungere la serie nel più breve tempo possibile. Insomma, noi ci stiamo lavorando, vedremo se naturalmente avremo ragione col tempo. Quindi insomma, ci sono ancora possibilità di questa A3 o sono sfumate tutte? No, la 3 è confermata, la 2 credo di no, perché il termine di presentazione per la cessione del titolo era il 17 di giugno, quindi l'abbiamo sorpassato. Vedremo gli sviluppi, ma noi abbiamo sempre seguito tutte le situazioni con massima attenzione. Si vede che non era l'anno giusto, per adesso, come ti dicevo, per adesso i programmi sono A3, lavorare su una squadra che possa divertire. Ultima cosa proprio sulla squadra, la certezza, ed è una gran certezza, che si riparte da Serniotti. Per quanto riguarda la squadra, ci sono già delle cose che si possono dire, conferme, ci saranno tanti cambiamenti, su cosa state lavorando? Il progetto è quello di avere una squadra incentrata più verso il professionismo, verso la Serie A2, con giocatori naturalmente validi. Cercheremo di cogliere tutte le occasioni che ci sono sul mercato e chiudere naturalmente il prima possibile con quelli che sono le pedine più importanti, dal palleggiatore all'opposto. C'è già qualche riconferma, però naturalmente la squadra, come ti dicevo, lavori in corso per adesso.